Benvenuti ad Lo Elettorando. spazio dedicato ai candidati in vista delle prossime elezioni regionali della Campania. Stasera parleremo con un consigliere regionale uscente, ma lo facciamo subito dopo lo stacchetto. Bene, andiamo subito a presentare il nostro ospite, che è il consigliere regionale, onorevole Giampiero Zinzi. Benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, onorevole, la prima domanda è d'obbligo. Il suo passaggio con Salvini, perché? Sempre centrodestra si tratta, però ovviamente il cambio di un partito c'è stato. Beh, io sono un uomo di centrodestra e la mia scelta è stata fatta per dare sempre più forza al nostro territorio. Io faccio tante battaglie, ho fatto tante battaglie in questi 5 anni in consiglio regionale e la scelta della Lega sono sicuro che ci consentirà di costruire una filiera importante che porterà dei risultati al territorio casertano e alle battaglie che abbiamo posto in essere. Quindi è una scelta convinta e soprattutto seria. Terra dei Fuochi, so che vi siete impegnati tantissimo, che cosa avete fatto e soprattutto che cosa si vuole fare qualora venisse rieletto? Io ho presieduto per 5 anni la commissione ecomafie. Abbiamo toccato con mano e acceso i riflettori sui problemi della Terra dei Fuochi, un grande pregiudizio per il territorio casertano, ma soprattutto l'assenza di soluzioni da parte della giunta regionale. 3.500 discariche disseminate tra i comuni, i 90 comuni della Terra dei Fuochi tra Napoli e Caserta. Le discariche vanno rimosse, sono micro discariche appunto perché frutto della filiera dell'illecito e la rimozione deve passare necessariamente attraverso un sistema di premialità. I comuni devono fare la loro parte, in molti casi questo non è accaduto in questi anni e soprattutto la Regione Campania deve dimostrare di avere una vocazione ambientale, premiando quei comuni che liberano le proprie campagne dalle discariche. E questa è la chiave di volta e la soluzione. Io sono sicuro che governando per i prossimi 5 anni la Campania, noi riusciremo a superare l'emergenza Terra dei Fuochi. 10 candidati nell'Alto Casertano, sono tantissimi, sicuramente sarà un voto frammentato. Le chiedo se questo la spaventa un attimo per quanto riguarda le sue elezioni, ovviamente nell'Alto Casertano. Beh, l'Alto Casertano merita una rappresentanza, la può trovare all'interno del proprio territorio, ma anche al di fuori del proprio territorio. L'Alto Casertano, come tutto il territorio casertano, ha una rappresentanza mediamente ampia, 8 consiglieri regionali. Io auspico che, a differenza di quanto accaduto in questi 5 anni, chi sarà eletto sappia fare sistema per tutto il territorio, a partire dalla parte più bella e più incontaminata, che è l'Alto Casertano, che noi bene conosciamo. Quindi non mi spaventa e non mi preoccupa, e anzi mi auguro che ci sia una folta rappresentanza in consiglio. Un tema che tante polemiche sta sviluppando in questi giorni è il tema della sanità, dell'ospedale, passaggio da DEA a primo livello, tanto è vero che è stato anche annunciato dallo stesso assessore regionale Sonia Palmeri. Lei sembra un po' titubante su questa possibilità, perché? Io sono a favore, anzi, io sono un sostenitore della trasformazione dell'ospedale di Piedimonte Matese in DEA di primo livello. Ho soltanto detto che quanto scritto dalla Palmeri su dei manifesti è una bugia, che non trova riscontro negli atti, non c'è alcun provvedimento, alcun atto che dimostri che ci sia un impegno della giunta regionale, come qualcuno dice, del commissario ad acta alla sanità verso l'ospedale di Piedimonte Matese. Del resto, questa giunta regionale e questo stesso commissario ad acta hanno voluto e approvato un piano condiviso con il Ministero in cui l'ospedale di Piedimonte Matese veniva fortemente penalizzato. Adesso mi domando per quale ragione ad un mese dalle elezioni si racconti che l'ospedale sarà quello che non è. Noi ci batteremo come centrodestra affinché l'ospedale di Piedimonte trovi un nuovo splendore. Ad oggi questo non è accaduto e soprattutto non c'è un provvedimento di De Luca e dei suoi consiglieri, tantomeno dei propri assessori, che testimoni questa C'è volontà. stato però quel documento da parte dell'azienda dell'ASL Caserta, ovviamente. È un documento che non ha alcun tipo di valore giuridico. Dal momento che l'assessore Palmeri, mi pare, forse abbia studiato giurisprudenza, non so se sia un avvocato, sia specializzato in qualcosa, quantomeno ripassi il testo di diritto amministrativo e si renderà conto
che quell'atto di indirizzo non ha alcun tipo di valore o peso, né politico né giuridico. Una cosa che ci teniamo a precisare è che l'assessore Sonia Palmeri è stata da noi invitata per impegni già presi o per sua scelta, questo non lo sappiamo bene, ha deciso di non venire, di non esserci. Se ha qualcosa da obiettare, da aggiungere, da chiarire, basta un cenno presso la nostra redazione e può essere qua. Noi abbiamo messo la sedia, era disponibile, avevamo Vorrei due. aggiungere una cosa, per galanteria, dal momento che si tratta di una signora, io sono disponibile a ritornare in questo mese e oltre, quando l'assessore deciderà per confrontarmi con lei sull'ospedale di Piedimonte Matese. Quindi scelga lei il giorno, l'orario, quando non ha impegni, io lascio tutto e vengo qui a confrontarmi su quanto Se detto. vorrà, sicuramente saremo qui Perfetto. disponibili. Intanto oggi era in ospedale a fare una visita, segno che, voglio dire, una certa attenzione c'è. Certo, Certo. il periodo è particolare e quindi lascia un po' Ah no, pensare. è un'attenzione che non c'è stata in 5 anni in cui De Luca ha governato e la Palmeri era seduta tra i banchi della giunta regionale. Peraltro, io da consigliere regionale non ricordo un solo intervento dell'assessore Palmeri, ma questo è un dettaglio. Per cui se ne è ricordata adesso negli ultimi 30 giorni di campagna elettorale, ci fa piacere, ma per noi è solo passerella. Sempre dell'ospedale, perché la sanità, diciamolo, in questi giorni, in queste ore, se ne è parlato tantissimo, ma anche in passato, proprio per quanto riguarda l'ospedale. Però vedo che ultimamente c'è stato questo piano per l'edilizia sanitaria e Piedimonte mi sembra che non è stato molto non è stato tenuto in considerazione, Ma diciamo così. magari fosse solo Piedimonte. Il piano di edilizia ospedaliera è un piano per cui il governo centrale ha previsto 1 miliardo e 83 milioni. Vi racconto quando l'ho letto, ho sfogliato la prima pagina e ho trovato chiaramente il riferimento alle cifre di finanziamento destinate alla provincia di Napoli, alle ASL della provincia di Napoli, che contavano circa 440 milioni di euro. Se consideriamo che la provincia di Napoli conta 3 milioni di abitanti, cioè il 50% della popolazione della regione Campania, una cifra al di sotto, delle aspettative di quel territorio. Poi ho girato erroneamente la pagina e sono balzato direttamente alla terza pagina, dove c'era la provincia di Caserta. 145 milioni di euro, 0 euro per l'ospedale di Piedimonte Matese, così. Chi siedeva in giunta potrà venirci a spiegare anche per quale motivo no, non è stata detta una parola, non c'è stata una battaglia su questo aspetto, ritengo fondamentale, ancor più di quanto non sia importante il piano sanitario regionale e quindi il tema del DEA di primo livello. Poi sfogliando nuovamente il piano mi sono accorto che la provincia di Salerno, ed è questo il vero tema che riguarda tutto il territorio casertano, si è visto destinare 400 milioni di euro, ossia una cifra pari a quella della provincia di Napoli. Ma la provincia di Salerno è una provincia che compete con noi per numero di abitanti, siamo 1 milione di abitanti a Caserta e 1 milione di abitanti a Salerno, e soprattutto per obiettivi di spesa e per necessità che ha questo territorio. Il nostro territorio in tema sanitario è servito troppo male. L'Alto Casertano è isolato e noi avremmo avuto bisogno di vederci destinare quelle stesse cifre del territorio salernitano o addirittura essere priorità rispetto al territorio salernitano. Per questo la presenza di Vincenzo De Luca e dei suoi adepti non ha portato alcun tipo di risultato a questo territorio. Lo dicono i numeri. Allora la gente deve aprire gli occhi e si deve rendere conto che dobbiamo riappropriarci di una nostra sovranità territoriale. E le cifre e le risorse e gli investimenti ci dicono invece che siamo stati abbandonati e soprattutto declassati rispetto alla provincia di Salerno. Siamo alla fine, siamo quasi alla fine. Una domanda che non le ho fatto e che lei magari voleva rispondere. Sì. No, non so se è mancata una domanda. So soltanto che qui nell'Alto Casertano, a Piedimonte, io mi sento a casa e trovo un territorio che ha grandi margini di crescita e noi dobbiamo impegnarci per questo. Allora, se questa poteva essere una domanda, la mia risposta è che il mio impegno personale e della mia comunità di amici sarà rivolto all'Alto Casertano in maniera speciale, come è accaduto anche per il passato e la mia storia parla da sola. Grazie.
Bene, siamo in chiusura. Ricordiamo che per partecipare a questa trasmissione basta contattare la redazione di Caserta Sera inviando un'email a l.applauso@email.it. La nostra trasmissione termina qui. Grazie all'onorevole Zizzi, alla regia e a voi che ci avete seguiti da casa. Alla prossima sigla!